Penso a Credi Euro Nord, pensa ad altre situazioni analoghe dove anziché il fondo di solidarietà era sufficiente utilizzare gli investimenti in diamanti fatti da qualche partito, il cui leader oggi specula sulle disgrazie con i soldi pubblici. Ma tant'è, questa è la nostra legge di stabilità che genera aiuti alle imprese, aumentando le detrazioni FINIRAS e IRAP al 140%, investimenti alle famiglie, capacità di poter investire nelle ristrutturazioni edilizie con il 50% di detrazioni e la conferma del 65% di ecobonus. Una legge di stabilità che restituisce a noi parlamentari l'orgoglio del nostro lavoro e la passione per una politica che è servizio, ma che è capacità di dare risposte al Paese e prospettiva di crescita. Una legge di stabilità che si inserisce in un corposo progetto di riforme strutturali e anche costituzionali del Paese. In molti sembrano dimenticarsi dell'Italia solo di 5 anni fa, sfibrata, sfiduciata, lumicino di coda dell'Europa, in preda ad attacchi speculativi, disoccupazione in aumento e spread alle stelle. Oggi la tendenza è invertita. Dobbiamo consolidare la crescita, restituire fiducia alle famiglie, ma ha ragione il nostro Presidente del Consiglio Renzi. Dobbiamo combattere le paure, scommettere su noi stessi e sulla nostra straordinaria capacità di guardare avanti. Grazie. La ringrazio. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Milanato, ne facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi e Governo. Ai nostri occhi la legge di stabilità per il 2016 del Governo Renzi si presenta così: imprudente, ingannevole, inconsistente, rischiosa, personalistica, assolutamente fuori dalla realtà. Partiamo da una semplice considerazione. Siamo di fronte a una manovra varata tutta in deficit, che poggia su previsioni economiche sconsideratamente ottimistiche, già sconfessate dagli attuali dati economici e completamente ribaltate dalle previsioni future. Un dato su tutti, il debito pubblico italiano, da sempre autentico spauracchio dell'economia italiana, continua a salire ad ottobre, è aumentato fino a 19,8 miliardi, arrivando a toccare 2.211,8 miliardi. Questo aspetto, già preoccupante di per sé, lo è ancor di più alla luce dei provvedimenti previsti dal testo di legge, che graveranno in maniera sempre più consistente sulla già precaria salute dei conti pubblici per il presente e per il futuro. Un quadro nazionale desolante che si inserisce in un contesto internazionale tutt'altro che rassicurante. Il Governo si rende protagonista sempre degli stessi errori che ricadono poi sulla pelle dei cittadini. Annunci e promesse roboanti e risultati scarsi, come nel caso della Spending Review, fondamentale per ridurre la pressione fiscale insostenibile che grava sulle spalle degli italiani e che si limita in questo dispositivo di legge solo a 6 miliardi di euro, ritoccando al ribasso le già insufficienti indicazioni del DEF. Su questo punto ci siamo espressi con decisione, in tempi non sospetti, sposando le direttive della Commissione Cottarelli. Perché il Governo ricalchi gli errori del passato è facile intuirlo. Questo esecutivo ha a cuore solo la propria sopravvivenza, non i reali interessi e bisogni degli italiani, e infila provvedimenti in serie finalizzati alla mera acquisizione di consenso elettorale, come già fatto col tristemente famoso bonus IRPEF di 80 euro dello scorso anno, esteso in questa legge anche alle forze dell'ordine o ancora con il bonus cultura per i diciottenni. Tutti i bonus di nome che di fatto si trasformeranno in detrazioni nel prossimo futuro. La coperta è corta, il nostro governo lo sa, ma per accaparrarsi consensi elettorali in vista delle imminenti elezioni amministrative fa questo ed altro. Questa legge di stabilità era una grande occasione per rialzare il Paese e prendere decisioni vere ed autentiche in soccorso degli italiani. Invece si è rivelata un inganno, la classica montagna che ha partorito un topolino, che a quanto pare il Governo è intenzionato a portare a termine, nonostante la realtà lanci moniti allarmanti. Prendiamo il caso del decreto salvabanca, di cui abbiamo già parlato. Il ministro Padoan ha inizialmente annunciato una norma che disponeva misure di carattere umanitario, per affrontare così casi come quello che ha colpito i 12.500 clienti possessori di bond subordinati delle banche in questione. Un sostanziale riconoscimento di responsabilità del Governo, che ha deciso di percorrere la strada del Fondo di risoluzione nazionale piuttosto che quella del Fondo interbancario di tutela dei depositi e di chi doveva vigilare.
Tanto più che al fondo interbancario è tornato il governo per finanziare il fondo di solidarietà di 100 milioni di euro istituito per il ristoro degli obbligazionisti subordinati delle banche fallite. 100 milioni che tra l'altro sono totalmente insufficienti. Forza Italia in questa direzione ha presentato proposte subemendative con la previsione del ristoro totale degli obbligazionisti subordinati. A tutela dei risparmiatori aveva proposto anche lo strumento della class action collettiva o in alternativa la possibilità di ricorrere all'acquisto di titoli che diano diritto alla sottoscrizione a prezzo predefinito di azione degli enti ponte che proseguono l'attività delle vecchie banche. Lo ripetiamo, il governo procede non con l'obiettivo di una reale tutela dei diritti e dei bisogni dei cittadini, bensì con la logica delle mance da elargire in previsione di un prossimo ritorno elettorale e così anche per le disposizioni contenute nel pacchetto di sicurezza. Il governo, come accennato, ha previsto per il personale delle forze dell'ordine, delle forze armate e dei vigili del fuoco un bonus di 80 euro. Bonus quindi non strutturale, che non vale nemmeno per il calcolo della pensione, un mero palliativo che schiva ciò che andrebbe realmente messo in pratica, un rinnovo dignitoso dei contratti, tema centrale dei subemendamenti presentati da Forza Italia. Nel caso ancora degli interventi straordinari previsti in questa legge di stabilità per il Sud, l'emendamento per il Mezzogiorno prevede un credito d'imposta quadriennale dal 2016 al 2019, relativo agli investimenti sostenuti dalle imprese del Mezzogiorno. Non solo si tratta di un provvedimento risibile in termini economici per gli obiettivi da raggiungere, ma si tratta anche di un semplice ricollocamento di vecchi fondi europei già stanziati per altri tipi di investimento. Niente di nuovo, o meglio, di nuovo c'è solo l'imbroglio, a cui ci opponiamo con le nostre armi migliori, concretezza, chiarezza, coerenza e tutela dei cittadini. Abbiamo infatti presentato i nostri subemendamenti all'emendamento del Governo che prevedono lo stanziamento di 5 miliardi di euro con coperture certe. Il Sud sta attraversando la crisi più profonda da 15 anni a questa parte. Non è pensabile affrontarla con i pannicelli caldi proposti dall'esecutivo. Le risorse che intende stanziare il Governo per fronteggiarla sono un insulto al buon senso. Servono 5 miliardi per investire realmente sulle imprese del Mezzogiorno, per consentire alle stesse imprese di ripartire, di consolidarsi, di crescere e di creare nuova occupazione. La disoccupazione giovanile al Sud, come in tutto il resto del nostro Paese, registra picchi negativi. Il Governo resta a guardare e si limita a promettere a non mantenere, in perfetta sintonia con il modus operandi del Governo Renzi e dei suoi ministri. Abbiamo tentato di contribuire ad un miglioramento del testo, ma i nostri tentativi sono risultati vani. In tempi non sospetti abbiamo tentato di affrontare in maniera costruttiva il tema delle infrastrutture per il Sud, proponendo lo stanziamento di 4 miliardi per l'alta velocità o l'estensione del credito d'imposta anche per il settore della ricerca e dello sviluppo, misure che avrebbero permesso un ammortamento pressoché totale degli investimenti, facilitato da eventuali provvedimenti fiscali da realizzare in concerto con l'Unione Europea e implementato dalla creazione di zone franche per attirare gli investimenti esteri. Niente di tutto ciò. Il Governo continua a giocare sulla pelle dei cittadini. Altro punto disatteso, la proroga dei contratti del precari nel settore sanitario, che è stata congelata quando il Governo aveva promesso una soluzione in aiuto alle 15.000 famiglie siciliane, ora sempre più disperate. Ma la Sicilia, purtroppo, è solo un esempio dell'incapacità e dell'assenza del Governo riguardo alle questioni più importanti. Si pensi alla condotta del Governo al Senato. Vorrei qui ricordarla, dove prima ha chiesto alle opposizioni di collaborare in direzione costruttiva e migliorativa dell'iter, salvo poi cassare tutti gli emendamenti provenienti dalla minoranza ed interrompere le discussioni sui temi principali. No tax area, investimenti per la sicurezza e per il Sud, questione delle pensioni, eccetera. E avanzare invece diretti nella direzione degli aiuti agli amici del Governo, cincischiando pericolosamente, dilatando in maniera insopportabile i tempi e tentando di nascondere agli occhi del Paese la reale natura di questa manovra. Una legge stampo elettorale che distribuisce milioni qua e là nella speranza di aumentare il proprio consenso alla prossima chiamata alle urne.
Stia attento però questo governo a giocare con i numeri. La congiuntura economica si sta voltando, ci sta voltando le spalle e laddove il governo doveva mettere sul tavolo misure autentiche, decise, strutturali per tutelarci, ci ritroviamo invece con interventi imbarazzanti a favore di associazioni, enti, società, persone, amiche del governo. Citiamo solo un caso, forse il più emblematico, l'indecoroso caso della Fondazione Maxi gestita da Giovanna Melandri, che è stata esautorata dai provvedimenti previsti dalla Spending Review e che registra il terzo finanziamento straordinario da parte del Governo, in totale disaccordo con i principi di meritocrazia e di osservanza della realtà sociale del Paese, che vede associazioni culturali, teatri, enti completamente abbandonati a loro stessi. Potremmo elencare per ore e ore le lacune di questa legge, diretta conseguenza di enormi lacune di questo governo. Abbiamo tentato un approccio costruttivo, come da sempre facciamo, ma ci siamo dovuti arrendere al comportamento imbarazzante di chi ci governa. Non c'è niente di veramente utile per questo Paese in questa legge. Nulla per le pensioni, nulla per la sicurezza, nulla per il Sud, nulla per la ripresa economica dei cittadini e delle imprese, nulla per i pensionati, nulla di nulla. Solo ed esclusivamente gestione e spartizione del potere alla faccia del governo, alla faccia della democrazia. Il governo sta agendo in maniera irresponsabile. Ora, per finire, signor Presidente, ci risulta da notizie di agenzie e da informazioni avute da alcuni colleghi della maggioranza che il governo è orientato a non porre la questione di fiducia. Benissimo, ne siamo felici perché sarà un modo per continuare il dibattito su questa legge di stabilità nei prossimi giorni. Ma noi sorveglieremo, vigileremo, perché ci viene un sospetto. Il sospetto è quello che il governo e la maggioranza intendono in questo modo inserire ulteriori emendamenti strumentali, ulteriori emendamenti volti solo a modificare il testo uscito dalla Commissione. Un tentativo maldestro di continuare quell'azione propagandistica ed elettorale già esercitata in Commissione Bilancio. Noi vigileremo su questo e siamo pronti a denunciare se questo avverrà. La ringrazio, onorevole Milanato. Onorevole Simonetti. Non c'è. Onorevole Villarosa. Non c'è neanche l'onorevole Villarosa. Onorevole Gregori. Prego. Grazie Presidente. Il disegno generale che emerge da questa legge di stabilità che ci apprestiamo a votare è un disegno triste per il mondo del lavoro. Ancora una volta, il governo e la maggioranza propongono un impianto liberista con svalutazione competitiva del lavoro, una contrazione dell'intervento pubblico a sostegno dell'economia e dei lavoratori. L'orizzonte del sostegno esclusivo al mondo datoriale, lo ribadiamo con forza, non può essere l'unica soluzione per i cronici problemi della nostra economia. Già con la legge di stabilità del 2015